Ciao, sono Matteo Levezzini e ti do il benvenuto in questo nuovo video. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, per chi non mi conoscesse, vorrei fare una piccola presentazione su chi sono e cosa faccio. Sono il titolare di Lavezzini Fly, il mio negozio specializzato in pesca a mosca e abbigliamento per l'outdoor. Qui potrete trovare attrezzature, materiali da costruzione, abbigliamento, sia tecnico che per il tempo libero. E ovviamente tutte le mie mosche artificiali costruite interamente personalmente da me. Abbiamo sia il negozio fisico sia l'online. Il negozio da cui vi sto parlando si trova a Bussolengo, Verona, e potete raggiungerlo tramite Google Maps e sempre scrivendomi su WhatsApp per prendere l'appuntamento. Mentre il sito web è lavezzinifly.it e trovate il link in descrizione qui sotto. Sono anche guida di pesca e vedete tutte le mie proposte nella sezione Experience, sempre del sito. Ma ora iniziamo subito con il video di oggi. Allora, ragazzi, oggi rispondiamo a un altro commento. Voi continuate a commentare, continuate a darmi spunti e io continuo a farci video. Di un ragazzo che mi chiedeva, adesso lo andiamo a recuperare, prendiamo questo commento come spunto, ma poi in questo video rispondiamo ad altre, diciamo, curiosità che mi avete chiesto sulla costruzione e poi ovviamente arriveranno altri video. Sempre sugli spunti di costruzione arrivati dai video e dal live. E allora, sempre sotto le 5 best, è stato un video molto apprezzato questo, delle ninfe. Sì, ok. Commenti, eccolo qui, Enrico scrive: "Ciao, un aspetto interessante che noto non esserci nelle tue ninfe sono le code, sarei curioso di sapere cosa ne pensi a riguardo." Tant'è che penso di avergli detto che sì, se devi recuperare le live, vedi un po' di risposte per velocizzare i passaggi e farò un video dedicato. Eccolo qua, il video dedicato. Allora, con questo video voglio rispondere sia al discorso delle code che delle colle, eccetera. Come ho detto nelle ultime live che abbiamo fatto di costruzione, per velocizzare i passaggi costruttivi ho cercato di ridurre il tutto al più possibile, cioè intanto partiamo a monte. Con il tempo, alla fine dell'anno scorso, quindi ormai è un anno, è stata tutta questa stagione, ho ridotto il numero di artificiali, perché alla fine quelli che si usano, quelli che mi chiedono, quelli che si vendono, sono sempre quelli. E quindi ho ridotto, ho stretto. E poi ho cercato di capire e di dire: "Ma Matteo, come cavolo è possibile che a fare una ninfa ci metti 13 minuti, 9 minuti, eccetera? Ci sarà il modo di ridurre i tempi?" E per ridurre i tempi ho ridotto tutto dove possibile, cioè tipo sulle ninfe ho tolto le code e l'azione catturante è sempre quella, nel senso il più sta come, cioè il braccio, come la manovra, il manico, quello che si intende il manico, cioè saperle fare lavorare, ok? E sapere scegliere tra contrasti, colorazioni più naturali, più scure, più chiare, più vivaci. Dimensioni più grande, più piccola, quando siamo a temoli, quando siamo a trote, acque velate, acque cristalline, alta quota, fondovalle, è più quello che codine o non codine, ok? Dopo, per un aspetto invece di una persona che se le fa per sé e anche ogni sera ci mette, in una sera ne fa una e andare a domenica quando va a pescare in tutta la settimana si è fatto le sue 5-6 ninfe, si può mettere lì, farle con la codina e il quill girato con sopra la colla UV, poi il torace montato con la cera, la sacca alare ribaltata, goccina di colla UV sulla sacca alare e lo spottino, cioè uno che se le fa per sé se le può fare con 3.000 articolazioni sopra. Ma la soluzione che ho trovato io per il discorso sostenibilità vendita, cioè velocità produttiva, è stato quello di ridurre. Quindi questa è stata un po' la risposta al discorso del perché non metti più le codine nelle ninfe. Infatti se andate a vedere i video vecchi, che ad oggi, di cui vi sto parlando, sono aperti. Poi quando usciranno tutti i video delle mosche nuove che sono attualmente sul sito, eccetera, a catalogo, quelli vecchi torneranno tutti su abbonamento e quindi quelle vecchie le vedete che mettevo le code, però comunque portano via tempo. Magari uno dice: "Chissà quanto tempo vuoi che portino via." Alla fine, se cominci a mettere insieme e la codina, e gira il fagiano, e la sacca alare qui e là, alla fine un po' questo, un po' quello, un po' l'altro, tutto fa.
Tant'è che se vedete ho semplificato tutto, ho tolto l'utilizzo delle colle UV, ho tolto l'utilizzo del fagiano naturale, ho tolto tutte le sacche alari, tutte le perdigon, cioè ho tolto tutto quello che si poteva togliere e ho lasciato l'essenziale praticamente, no? E un'altra domanda a cui posso rispondere collegandomi a questo discorso qua che mi è stato chiesto in live è: non metti più la colla per velocizzare? Sì, esatto, nei video che usciranno, o se chi guarda questo video dopo che i video sono usciti tra qualche mese, vedrà che io metto la colla che metto la colla per far vedere per completezza e tutto, se uno vuole metterla la mette, se uno non lo vuole mettere non la mette. Io ho visto che comunque su certi montaggi, cioè sulla, ad esempio su un Emergente, una March Brown che hanno la testina in filo, lì sì, vedete che metto la colla e metto la colla per forza di cose, ma su certe ninfe dove il filo va a infilarsi dentro allo slot della pallina, il nodo va dentro, sì, metti la colla, ma quasi la colla neanche quasi ci arriva dentro al nodo in realtà. Quindi ho visto che si può evitare di mettere, che tiene bene e si risparmia ovviamente colla e si risparmia anche tempo. Quindi anche questa è stata una risposta. Direi che è tutto. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Lascia un commento qui sotto se hai domande o idee su altri argomenti. Grazie per averci seguito. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video.